diciamo, con i suoi studi, per il promotore di questa iniziativa per la posa di questo marmo. Perché una targa? Per tanti motivi, certamente per ricordarlo, perché le persone migliori vanno ricordate. Vanno ricordate perché servono per ricostituire quelle identità di una comunità, per poterla anche lasciare in eredità alle nuove generazioni. E io devo ringraziare Francesco perché ha fatto una serie di studi, poi valide anche dal punto di vista scientifico, che hanno documentato, insomma, lo spessore di Codalfonso, sia dal punto di vista culturale, ma anche come statura morale e anche come il suo legame con Santo Federico. Non so come se il termine di perdita, però Graziella Capozzo l'aveva fotografata su questo muro, con lo stesso, come l'ha fotografata lei, noi l'abbiamo realizzata. Ci accingeremo a presentare il mio nuovo libro e quindi poi i ringraziamenti li farò di nuovo, ma mi sembra doveroso anche in questo momento ringraziare il sindaco di Santa Severina, l'amico Lucio Giordano, per la grande sensibilità che ha avuto nell'accogliere questo mio invito a ricordare anche, appunto, dal punto di vista fisico, Nicolò D'Alfonso nella casa in cui è nato e in cui, ci tengo a precisarlo, è sempre ritornato per tutta la sua vita. Lui nacque in questa via, in questa casa, nel 1853, il 17 agosto 1853, e morì a Roma nel 1933, in novembre, il 29 novembre, ma lui un mese prima di morire, quindi a 80 anni compiuti da poco, era a Santa Severina, poi ritornò a Roma un mese prima di morire per iniziare il nuovo anno accademico, perché lui, come ormai tutti sappiamo, era ordinario di filosofia e pedagogia all'Istituto Superiore di Magistero Femminile in Roma e libero docente di filosofia teoretica alla Regia Università di Roma, quella che noi oggi chiamiamo la proprio su questa via c'era una lunghissima coda di gente che si creava perché venivano a farsi visitare, perché Nicolò D'Alfonso era anche medico, lui si laureò in medicina e in filosofia contemporaneamente all'Università di Napoli e quindi i suoi compaesani venivano a farsi curare da lui. Perché era il medico di Roma, quindi sembrava essere in grado di curare ogni malattia e lui era sempre prodigo anche di regali, così possiamo dire, verso i suoi hanno realizzato tutto questo stasera e credo che possiamo adesso scoprire la targa per ricordare questa figura affinché tutti i santaseverinesi e non solo possano continuare a ricordare questa figura che, come dice la targa, tanto onore rese al paese natio, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Grazie. Bene. No, sta... perché c'era, beh, tirate. Ecco, vai. Dalla morale cattolica dell'epoca, non tolgono libera da altre idee che la condizionassero e lì impara prima di tutto a essere un filosofo, prima di tutto a studiare, a imparare la lingua, a imparare a comunicare. Quindi si iscrisse contemporaneamente alla facoltà di medicina e alla facoltà di filosofia e contemporaneamente, a distanza di 3 mesi, nel
1879 si laureò in entrambe le discipline. A aprile si laureò in filosofia, a luglio del 1879 si laureò in medicina. L'idea è la consapevolezza che non si può studiare l'organismo dell'uomo se non si conosce prima il suo schema. Attraverso questo metodo, che in un certo senso potremmo chiamare positivista, ma che parla di filosofia come economia, e cioè come un sapere sintetico ed enciclopedico di tutte quante le scienze che possono contribuire allo sviluppo della cultura. Cultura, pedagogista qual era, natura e cultura devono andare sempre insieme, e secondo lui l'uomo non deve...